Sì, non penso che non ci siano state parole, anzi noi viviamo in un mondo dove le parole sono diluvianti costantemente, alimentate, decuplicate dai social, sono parole in continuazione, a volte anche rasoiate, giudizi. E questo festival nasce a Rimini, in Romagna, con Missiroli che ha un intuito, non il senso delle parole, però riflettere sull'importanza delle parole. L'algoritmo, i social, è lo strumento che accelera le parole. Qualche sera fa Romeo Castellucci al Festival di Sant'Arcangelo dei Teatri, e Rimini è dentro quel festival, ha messo in scena uno spettacolo inquietante, anche violento, una sequenza ritmata di 25.000 parole in un frastuono visivo e ritmico, musicale, ipnotico, che a un certo punto creava anche un effetto disturbante. In fondo, traslato quello spettacolo alla vita di tutti i giorni, è quello che viviamo nei telefonini, no? Oppure con i social, frastuoni di parole dove, come dire, a volte magari si perdono anche delle coordinate, e oggi abbiamo bisogno di coordinate per una comunità. Le parole hardware e software. Hardware vuol dire investire su il sistema fognario, sui teatri. Andiamo a fare questo festival con Mengoni, Missiroli ed altri in quello che era un invaso del Ponte di Tiberio. Invaso, parola. L'investimento sull'hardware, sull'infrastruttura, ha trasformato quell'invaso in una piazza. La piazza costruisce relazioni, relazioni umane, non solo quelle che si costruiscono con i social. Allora, ragionare di questo, hardware cosa vuol dire? Fai le fogne, fai le strade, fai una piazza. Se cambi un luogo che diventa piazza e non un invaso, prima era invaso dal degrado. Con il festival Biglietti agli Amici sarà pieno di persone che con calma, non in un frastuono, ragionano sul senso delle parole. Biglietti agli Amici, riprendendo Tondelli, che negli anni 80 scrisse questa cosa, quando Rimini, la Romagna, era espressione di libertà. Anche oggi riflettere sulla libertà e la parola attiene alle nostre vite, perché cosa posso fare? Posso uscire, c'è il Covid. Ecco, il fatto che in Italia ci sia un luogo, in una piazza sull'acqua, che è stata cambiata con volontà, riqualificata, un luogo in Italia che rifletta sulla parola, è molto importante. E questo festival, evento, che inizia ma non sa dove andrà a finire, va protetto, è prezioso, perché per cambiare una città abbiamo bisogno di parole, ma con senso. Un lungomare con le macchine e PM10 non è ossigeno, non è il post-Covid. Un lungomare con le dune è ossigeno, è piazza. E metterci una parola di Gianni Rodari, ad esempio, fare dei giardini per i bambini fantastici, dei giochi per bambini, la stazione per ogni dove, il campo delle fragole di mare, sono parole magiche che però trasformano quel luogo in un senso, via le macchine, sì, i bambini con la fantasia. Ecco il senso di questo festival. Biglietti agli Amici è un festival che viene da Rimini e riatterra su Rimini, quindi doveva avere tutte le sostanze di Rimini, è un festival ad sostanza, di sostanza, per cui deve avere la leggerezza ma anche la malinconia, è vispa Rimini, è brillante ma è anche a volte oscura, quindi deve avere tutto quanto, è un festival popolare ma anche un festival raffinato. Vorremmo che abbracciasse tutte le voci di Rimini, tutte queste voci, dalla musica alla parola, al racconto orale, alla politica, alla libertà, che abbraccia tutto quanto. Quindi spero davvero che Rimini abbia creato un festival che ritorni su Rimini. Sì, Rimini finalmente nei suoi posti bellissimi li accoglie, da Mengoni, San Giorgi, Cecilia Sala, Pif, Murgia, Tagliaferri e tanti altri verranno qua a discutere e a parlare di ciò che sono loro e di ciò che è l'Italia in questo momento e di ciò che sarà probabilmente l'Italia. Ma anche di sogni, di fantasie si confideranno, sarà una confidenza. Cercheremo di tenere la voce come prima questione, perché loro accettano molto spesso di parlare attraverso la musica e di fare altre cose. Noi qua vorremmo raccontarli, farli raccontare e che si raccontino, e che raccontino anche Rimini in parte.